Sanremo. Microfoni di Radio Bruno, abbiamo due ragazzi bravissimi che hanno fatto un'esibizione strepitosa ieri sera, la rappresentante di lista. Ciao ciao ragazzi, Ciao. In quanti ve l'hanno fatta questa battuta? Tutte le radio, immagino. Quasi tutte. Ciao. Ciao ciao, soprattutto per salutare poi alla fine. Beh, siete stati bravissimi. La canzone ormai è stata spoilerata perché ieri sera eravate sul palco dell'Ariston e devo dire che è stata una canzone, una fra le più divertenti, più ballabili, con un motivetto che già oggi non riesco bene a togliermelo dalla testa perché ti rimane, E siete stati veramente bravi. Come vi è venuta l'idea di questa canzone? Allora, avevamo sicuramente voglia di farci travolgere dalla musica e quindi ci siamo messi proprio in fase di scrittura a comporre insieme alla nostra band, quindi già avevamo basso, batteria, chitarra, sintetizzatori, quindi il ritmo era diventato molto travolgente e abbiamo iniziato a proporre delle parole in sala prove sul tema della fine del mondo e una dopo l'altra venivano fuori in modo molto naturale, trascinati appunto da questa musica, da questo ritmo e così abbiamo creato questo vortice, questa canzone che effettivamente travolgeva anche noi e ci divertiva un sacco proprio veramente nel ritornello. Infatti la sonorità della canzone è molto funny, divertente, poi se uno va a ascoltare bene le parole si accorge che il messaggio che voi lanciate è un messaggio forte, parlate di fine del mondo perché siete molto legati al tema dell'ecologia e ho letto su di voi che vi siete addirittura incontrati con l'ecologia come fil rouge un po' del vostro rapporto, perché proprio durante un referendum abrogativo, giusto, di cos'era, ricordatemi, della parte 2011 ed era quello sul nucleare. Sul nucleare, esatto. E uno di voi due era il rappresentante di lista, giusto? La sottoscritta, yes. Veronica. E quindi da lì era un tema così importante per voi che è diventato anche il nome del vostro gruppo. Esattamente, diciamo, un po' in questa canzone poi cerchiamo di raccontare la fine del mondo sia appunto sul tema ecologia, che come dicevi c'è sempre stato molto caro, e d'altra parte c'è anche un po' la fine del mondo, diciamo, quando attraversi un periodo strano e allora a un certo punto si chiude quel cerchio ed è come cambiare capitolo. In ogni caso il nostro ciao ciao è un modo per salutare le paure, per allontanarle. Un po' esorcizzare anche momenti quindi introspettivi. Esatto. Beh, allora, domanda che ovviamente vi devo fare. Rispetto all'anno scorso, che avete avuto una partecipazione completamente diversa, sia dal punto di vista di look che di tema e della canzone che avete portato. Ma allora, la cosa bella dello spettacolo è poi noi nasciamo come attori teatrali, quindi ci diverte tantissimo l'idea di poterci trasformare. Mm-hmm. Amare era una canzone... ovviamente, diciamo, con un piglio da ballata, nonostante fosse poi anche quella molto ritmica, energica. L'anno scorso, appunto, diciamo, gli outfit in Valentino ci davano la possibilità di raccontare tutto quei veli, quella morbidezza, erano perfetti. E le sfumature, effettivamente, anche dell'amore e di amare. E quest'anno avevamo bisogno di qualcosa che appunto fosse un prolungamento della narrazione della canzone, che ci aiutasse ancora di più a raccontare i temi che poi portiamo all'interno del brano. E Moschino effettivamente era, diciamo, la ciliegina sulla torta, calzava a pennello. Da sempre è un brand irriverente che fa appunto dell'ironia il suo punto forte, quindi non potevamo che andare a chiedere a Jeremy Scott di darci una mano. E siete bellissimi, siete riusciti magnificamente, poi ovviamente aspettiamo un'altra esibizione perché avete anche da portare una cover, no? Quella di Be My Baby, con un sacco di artisti che poi sono anche vostri amici, ho letto, che avete incontrato in quest'anno in tantissimi palchi esatto. Anche più virtuali, quello che si poteva. Sì, fortunatamente
anche prima di, diciamo, di questo momento di grande chiusura, ci siamo sempre ritrovati sui palcoscenici della musica dal vivo, nei club, nei festival di musica indipendente, Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra. Esatto. Sono musicisti e musiciste che stimiamo moltissimo e fortunatamente hanno deciso di accompagnarci in questa avventura, trasformando una canzone degli anni 60 in un brano del 2022. Abbiamo ricreato un po' la dimensione delle Ronettes con questo trio di voci insieme a queste altre due splendide cantanti e poi attraverso, diciamo, la musica elettronica di Cosmo cercheremo appunto di portarla ai tempi nostri. Esatto, quindi musica elettronica, e allora ci aspetteremo un'altra esibizione comunque danzante, no? Non avete idea. Ah, non vediamo l'ora. Bene, e ultima domanda importantissima: voi siete artisti a 360 gradi, perché oltre che avere una passione per il teatro, come ci avete giustamente raccontato, in più siete dei cantanti e un gruppo musicale fenomenale, e avete anche scritto un libro. Mm-hmm. Esatto. Ci volete raccontare qualcosa? Ma è molto legata, tra l'altro, la storia di My Mamma, così si chiama il libro. Esatto. Della protagonista Lavinia, è molto legata anche alla canzone Ciao Ciao che portiamo a Sanremo. In My Mamma c'è questa storia di questa donna che decide di portare avanti una gravidanza alle soglie della fine del mondo, ed è una storia di riflessioni, di paura, in cui in qualche modo abbiamo messo dentro tutto un lavoro che abbiamo costruito in 10 anni. Siamo molto contenti di quello che è venuto fuori. Siete un po' i Greta Thunberg di questa edizione di Sanremo 2022, e lo dico sorridendo, e non perché non è un tema importante, ma perché giustamente lo volete anche sdrammatizzare, rendendoci conto di quello che stiamo vivendo, ma comunque con un messaggio che non è triste, ecco, ma insomma di felicità in qualche modo con la vostra musica. Sicuramente, ha sicuramente molta speranza negli esatto, occhi. Speranza. Ultima cosa, il ballettino, se avesse voglia di rifarci vedere i passi giusto del ritornello, che è veramente carino, è diventato già un tormentone. Allora, molto semplice ma efficace. Vai, ti seguiamo. Con le mani, ciao ciao. 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 Quindi chiudi e apri. Con i piedi, muovendo il piede, ciao ciao. Con la testa, con il petto e con il cuore, ciao ciao. E con le gambe, toccandosi la gamba, e con il culo, mostrando un po' di culetto, ciao. Fantastici. Ragazzi, allora in bocca al lupo ancora per questo festival, e vi salutiamo con ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.